Meglio non mettersi in viaggio in auto nei giorni di lunedì e mercoledì e fare molta attenzione a fine settimana e in serata. Sono le indicazioni emerse da un'indagine svolta dalla compagnia di assicurazione fondiaria SAI per il 2009, che ha stabilito come proprio in quei giorni con puntualità si verificano incidenti stradali mediamente 38 giornalieri. Un dato che rappresenta il 33,33% del totale degli incidenti settimanali, che si attestano a 229. Nella provincia di Agrigento, su circa 261.000 veicoli, sono stati oltre 21.000 gli scontri. Le ore in cui si verificano la maggior parte degli incidenti sono quelli in tarda mattinata intorno a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio intorno alle 18. Sulle strade urbane il maggior numero di sinistri, il maggior numero di incidenti mortali però si verifica sulle strade provinciali e statali. I tracciati con più croci sono la strada statale 115 nel tratto Licata-Agrigento-Sciacca, la 640 tra Racalmuto-Canicattì e Caltanissetta, un gradino sotto la 189 Agrigento-Palermo. Tra le cause il mancato rispetto della precedenza, la condotta distratta, la velocità troppo elevata e la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I giovani sono ancora più colpiti, la fascia di età va dai 20 ai 40 anni. Tra le cause degli incidenti anche quella dettata dai pezzi di ricambio non originali, che aumenta la possibilità di subire un trauma grave.